Teatro Augusteo, ancora questa grande fabbrica dei sogni che si svolge in un manicomio. In che senso un manicomio? No, nel senso vero preciso del termine, un vero e proprio manicomio. Non so se siamo più folli noi che stiamo facendo e realizzando questo spettacolo o voi, pubblico, che verrete a vedere lo spettacolo, non so. Però sarà veramente un vero manicomio con tanti folli, ma soprattutto con tanti sogni, questa è la verità. Ne raccogliete anche molti dalla strada, no? Un po' come si fa in Inghilterra, in Francia, no? Li portate dentro, venite dall'esterno, fate un percorso. Noi lo stiamo chiamando erroneamente pre-show, ma non sarà un vero e proprio pre-show, sarà appunto uno spettacolo itinerante, cerchiamo comunque di catturare l'attenzione dello spettatore per poi portarlo direttamente all'interno della sala, quindi già predisposto a questo tipo di spettacolo. Uno spettacolo con una scenografia in 3D, uno spettacolo con tanti performer, con tanti ballerini, con tanti cantanti, quindi è uno spettacolone in realtà. Infatti, noi abbiamo visto in tante vesti, abbiamo visto in vesti di attrice, cantante, ballerina, comica, insomma. Questa predisposizione ti ha ispirato qualcuno? Ma Loretta Goggi, ne dico un nome tanto per dirne una, non ci sono tante attrici napoletane che sanno fare tutto come te. Vabbè, già ti faccio un complimento perché saper fare tutto è un parolone, uno ci prova, una ci prova, anzi per me questa è una nuova avventura, una nuova sfida, perché sono a fianco di una persona che ho già fatto in passato di musical, ho già fatto comunque in passato degli spettacoli teatrali, però stare a fianco a un Sal Da Vinci che è un cantante, un poeta che scrive delle vere poesie, questa è la verità, per me è una responsabilità, tra l'altro debuttare in questo teatro così importante con un pubblico tra l'altro affezionato tantissimo a Sal Da Vinci, io un po' di angoscia e un po' d'ansia un pochino mi viene. E reciti anche con i testi di Villano, no? Esatto, quindi comunque l'ansia ti sale. Mi sono ispirata fin da bambina, sì, ovviamente io sono stata cresciuta veramente con pane e fantastico, sono stata cresciuta con pane, videocassette, le videocassette di Edoardo De Filippo, di Antonio De Curtis, il meglio, quindi qualcosa forse già da bambina l'ho estrapolato, l'ho catturato, non so. Grazie Fatima, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. La Valle Eventi continua ad incantare. Villa per cerimonie, circondata dal verde e del meraviglioso parco, accoglie con classe il giorno più bello della tua vita. La cucina, ispirata alle migliori tradizioni gourmet, offre varie ed originali interpretazioni degli chef. La piscina, adatta ad accogliere gli ospiti per buffet ed aperitivo, si incastra perfettamente nella splendida struttura. La Valle Eventi sarà presente alla mostra d'oltremare per tutto sposi dal 19 al 27 ottobre. Inoltre alla Valle Eventi troverai un servizio wedding veramente innovativo. La Valle Eventi, unica sala via Santa Lucia, Rocca Rainola, info 081 511 86 81. La Valle Eventi, come d'incanto.